Francesco Paolo D'Adamo da oggi al via questa mostra su Elena Sangro, che è una mostra espositiva, però porta con sé tanta storia su un personaggio della nostra città e di cui forse troppo poco si sa, non è conosciuta, ma in realtà poi scoprendola si scopre che è un grandissimo Perché personaggio. nelle città di mare si tende a dimenticare, il pubblico cambia, il passato passa, il futuro avvolge tutto e di conseguenza questi personaggi, sia pure importanti, si perdono nella memoria, salvo poi riapparire come in questo caso, dove per un ritrovamento particolare, un documento della Savoia Film è venuto fuori proprio nel momento giusto, al 120° anniversario della nascita. Il personaggio di Maria Antonietta Bartoli Avveduti. Mi piace di più chiamarla Maria Antonietta perché Elena Sangro, diciamo che è il personaggio, mentre a me interessa la persona. Proprio mi ha affascinato questa persona che ha dovuto cambiare più volte nome per riuscire a affermarsi. Adesso che sia una persona donna o che sia una persona uomo, per me non fa differenza. Questa persona ha dovuto lottare per dimostrare di esistere. Lei ha raccolto tanto materiale e tanto ce n'è ancora da raccogliere per ricostruire il personaggio. Come le è nata questa intuizione? Ma ripeto, di Elena Sangro anche personaggi illustri della città hanno scritto e raccolto molto materiale, però sempre lo stesso. A me piace aggiungere più oli alla scala della cultura locale e in questo caso con la scoperta di Jean Nolli, Elena Sangro, mi sento realizzato. Questa mostra sarà aperta qui al piccolo circolo Garibaldino in Vico Sinello fino a quando? Finché c'è pubblico, prima abbiamo dato una data di scadenza, poi a noi non dà fastidio che ci vengano a trovare, anche perché portare gente al centro storico come oggi è una grande vittoria, di conseguenza chi vuole venirci a trovare ci fa felici. Questa mostra ha dato lo spunto ad iniziare, anzi a continuare tante ricerche su questo personaggio misterioso, una persona dalle mille identità, ma che porta con sé una storia fortissima. E intanto cosa siete riusciti a scovare fino ad oggi e poi come proseguiranno gli studi? Beh, sì, siamo riusciti a scovare delle cose nuove molto interessanti. Abbiamo cercato alcune notizie sulla famiglia di origine di Maria Antonietta, questa famiglia Bartoli Avveduti, decisamente non una famiglia vastese. Ci siamo chiesti come mai vivessero a Vasto all'inizio del Novecento e abbiamo scoperto di questo padre molto importante che lei aveva, che però l'abbandonò e che probabilmente questo abbandono del padre influenzò le sue scelte future durante la sua carriera. Una donna che visse quasi completamente da sola, sicuramente supportata da una madre molto intelligente che le permise di intraprendere una carriera cinematografica in un periodo in cui le donne solitamente stavano a casa. Gli studi proseguiranno in questa direzione, andando ad indagare in quelli che sono degli angoli un po' bui della vita di Elena Sangro, indagare soprattutto sulla figura della donna più che dell'attrice, perché dell'attrice si sa già tanto e tanto è stato scritto, ma a noi piace andare a cercare le cose particolari perché lei era una vastese, quindi andare a capire quella che era la personalità di questa bellissima vastese di fine Ottocento. E poi sono emersi già dei particolari, come quello che forse ha cambiato nome nel nome di un uomo per poter fare la regista, che ha fondato una sorta di sindacato per il mondo del cinema. Quindi è anche un personaggio che ha anticipato tante cose che riveste un'importanza fondamentale poi nella cultura non solo vastese ma italiana. Sì, assolutamente, un'importanza che secondo me deve essere sottolineata e valorizzata, perché tanti giornali vastesi attivi quando lei era viva non la citarono neanche e secondo me è una grande lacuna questa che va colmata assolutamente, soprattutto da donna dico che è fondamentale rivalutare e valorizzare questa figura femminile molto importante e penso di essere la prima donna che si avvicina alla vita di Elena Sangro con un occhio critico perché fino adesso sono stati sempre solo uomini che hanno scritto di lei, quindi mi piace poterla far vedere a tutti
con gli attraverso il filtro degli occhi di una donna. E quindi ci aspettiamo a breve qualche altra novità su Elena Sì, Sandro. Spero di sì, sì, perché a me piace incuriosire, ma mi piace soprattutto essere io curiosa di quello che faccio, e sì, a breve uscirà qualcosa, e se poi c'è qualcuno che mi vuole aiutare in queste ricerche, che ben venga, le collaborazioni sono sempre ben viste. Elena Sandro è una parte della mia collezione, l'oggetto della mia collezione è vasto, sono di origini vastesi, ho sempre avuto la passione di raccogliere materiale su vasto e mettere questo materiale a disposizione di vasto, dei vastesi e di tutti quelli che vogliono fare, volessero mai fare delle mostre o delle iniziative come queste. C'è tanto materiale, ci sono foto inedite che danno poi lo spunto a quelle che sono le ricerche per ricostruire questa storia di questa donna dai mille volti, dalle mille identità. Sì, allora, nell'oggetto della ricerca della mostra Elena Sandro le foto sono in realtà cartoline. C'è una certa differenza. Il fatto stesso che la foto sia una cartolina significa che il personaggio era talmente importante, talmente famoso, che era degno di essere presentato in cartolina. La cartolina veniva prodotta, veniva distribuita, veniva venduta, veniva spedita, dunque era un oggetto diffuso. E il fatto di produrre cartoline delle attrici del cinema muto era un'attività molto molto attiva a inizio secolo. Il periodo storico fra la fine dell'Ottocento e prima della Prima Guerra Mondiale era un periodo in cui in Italia c'era molto movimento, molta voglia di fare, molta voglia di produrre, molta voglia probabilmente anche di divertirsi e di stupire. C'era tanta voglia di cinema, sicuramente, si producevano tante cartoline. Queste cartoline di Elena Sandro sono parte di cartoline prodotte di tante attrici del tempo. Eccole qua, queste sono quelle, sono parte delle cartoline della mia collezione, circa il doppio di queste. Secondo lei che cosa c'è di Elena Sandro che può ancora essere in giro e ancora da andare a cercare, a scovare? Tantissimo. Quello che avete visto oggi, questa presentazione, sicuramente è la punta di un iceberg. Si sa poco, molte volte è stata usata la parola si pensa che, si ritiene che, si cerca di capire che. In realtà di Elena Sandro quello che è stato trovato in 20 giorni, un mese. Mi piace pensare, come ho detto nella mia personale presentazione, che è stato lanciato un sasso, non si sa dove questa ricerca possa arrivare, dove tutti gli appassionati di storia locale possono andare ad attingere, a trovare notizie per poi renderle pubbliche, distribuirle, condividere con gli altri appassionati. Sicuramente c'è tanto su Elena Sandro, come è stato detto, attrice, regista, sindacalista. Chissà dove andrà a finire questa ricerca.